Ancora Festival della Cistecca, questa volta siamo in compagnia dei giocolieri qui al Festival. Grandissimi spettacoli, tra poco terranno proprio uno spettacolo molto particolare che noi andremo a riprendere per intero, vero Paco? Sì, Paco annuisce. Allora Enrico, così, cosa volevi chiedere al nostro amico che si è messo a disposizione per l'intervista? No, io allora, prima cosa volevo chiedervi di presentarvi, ossia se siete un'associazione, un... Noi siamo proprio un'azienda, un'azienda che per lavoro fa questo, quindi produciamo spettacolo. Tutto quello che vedete in scena, dai costumi alle macchine sceniche, ai sistemi pirotecnici, è tutto prodotto da noi, tutto prodotto dai nostri laboratori. E anche gli attori vengono formati all'interno della nostra scuola, dell'Accademia. Noi siamo una piccola scuola di teatro e di arti sceniche. Ci chiamiamo Accademia Creativa, Compagnia Accademia Creativa. Dov'è la vostra base? Noi siamo, diciamo, la sede principale è a Città di Castello, in provincia di Perugia. Poi ci muoviamo un po' su tutto il territorio nazionale e internazionale. Estate piena per voi? Estate molto densa, piena di appuntamenti. Quest'anno sembreremo in 4 mesi sfiorare i 70 date, quindi 70 appuntamenti in giro per l'Italia. Io sono appena tornato da un'esperienza in America, come proprio per portare in America quello che è la nostra arte, la commedia dell'arte italiana, e qui ne vedete una versione da strada, cioè artisti di strada sì, ma non semplicemente performative, raccontiamo delle storie attraverso l'immagine, come si usava tanti anni fa. Il tuo nome, perdona? Io mi chiamo Luca. Allora Luca, visto che diciamo sei venuto credo per la prima volta qui a Monte di Procida. La prima volta che vengo in questa terra meravigliosa. Come ti è sembrata Monte di Procida e i Campi Flegrei in generale? Ma allora, io sono arrivato questa sera, ho potuto ammirare soprattutto i vostri panorami che sono mozzafiato e non ero mai, conoscevo l'isola ma non conoscevo questo pezzo di terra, veramente affascinante, meravigliosa. Domani abbiamo la mattinata libera, poi la sera siamo di nuovo in questa meravigliosa festa, ma penso che domani mattina ne approfitterò per girare un po' tutta la zona. Sono 110 anni che Monte di Procida ormai è indipendente da Procida, quindi sono due comuni distanti, tu sei arrivato qui a Monte di Procida, poi c'è l'isola magari che è un pochino più famosa. Un po' più famosa, però io credo non sicuramente più bella, perché ho visto c'è di tutto, il mare, la montagna, la collina, il cibo, c'è veramente uno spaccato d'Italia. Le belle donne le aggiungo io. Allora Enrico, cosa volevi chiedere? Io volevo chiedere a Luca, ti do del tu perché vedo che sei un ragazzo come me, volevo chiedere innanzitutto prima una tua pagina Facebook così da poterti pubblicizzare, averti come amico in modo da vedere i vostri eventi. Allora noi abbiamo un sito internet ufficiale che si chiama www.compagniaaccademiacreativa.com con la doppia A, e sempre Compagnia Accademia Creativa è la nostra pagina Facebook dove potete vedere un po' non tanto gli eventi futuri che non è sempre importante pubblicizzare prima perché bisogna sempre mantenere, ma quanto quelli passati dove ci sono piccoli racconti, storie, piccoli racconti, storie di quello che abbiamo fatto, i racconti delle persone, i commenti, quindi è sempre una bella pagina. Quindi devi mettere like alla pagina. Subito, subito, questa sera stesso. Un'ultima domanda, l'abilità di camminare, passeggiare e fare spettacolo sui trampoli. È una cosa che si acquisisce nel tempo? Devi essere portato? Come funziona? Devi avere del talento? Allora, noi abbiamo una parte, diciamo, è divisa in due parti. Il momento in cui si impara a camminare non è un momento estremamente complicato, esistono delle piccole tecniche, naturalmente disegnate da noi, e non è che c'è proprio uno studio preciso, ognuno ha il suo metodo, e camminare effettivamente non è estremamente complesso. Iniziare a fare delle cose acrobatiche su trampolo, danzare su trampolo è tutta un'altra storia, ci vuole tanto lavoro. Noi poi lavoriamo con il trampolo, lavoriamo con le arti circensi e con le arti teatrali, quindi si devono mescolare un po' di cose, lavoriamo col trampolo ma attraverso la maschera, attraverso personaggi, insomma un po' più difficile. Un pochino più complesso. Luca, grazie mille, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto.